Una giornata speciale per Teramo. Decine e decine di piccole guide vestite di rosso hanno raccontato il capoluogo aprutino. Sono gli alunni dell'Istituto Comprensivo Savini San Giuseppe San Giorgio che nelle vesti di piccoli ciceroni si sono cimentati nella lettura storica, artistica e urbanistica della città. Con grande competenza hanno illustrato a visitatori, passanti e curiosi i siti e gli edifici studiati nell'ambito del progetto culturale raccontiamoteramo.it, realizzato in collaborazione con il Polo Museale Teramano e giunto alla sua 14ª edizione. Il progetto oramai per noi rappresenta un evento importante e ci lavoriamo tutto l'anno. È svolto in collaborazione con il Polo Museale, perché durante l'anno i ragazzi fanno visite guidate presso i siti della città e poi a maggio c'è la manifestazione finale. Voi raccontate la storia dell'Arco del Monsignore che non c'è più. Sì. Allora, l'Arco del Monsignore era in origine un collegamento aereo che andava a collegare il Palazzo Vescovile con la Torre Campanaria del Duomo. Era stato costruito nel 1738 per volere di Tommaso Alessio De Rossi, ossia il vescovo di quell'epoca. Noi oggi visiteremo un antico sito archeologico della nostra città. Avremo modo di osservare un'antica abitazione signorile di Teramo in epoca romana. Purtroppo il tempo ci restituisce solo una parte della Domus dei Patrizi. La Domus aveva una stanza che era la più importante, che si chiama Tablinium, che era situata al centro della Domus. Aveva una duplice funzione. Prima funzione che separava la parte anteriore a quella posteriore. E la seconda funzione è che il Dominus, cioè il padrone di casa, ospitava i clientes, che erano quelli che intraprendevano gli affari con il padrone di casa. Noi siamo la prima D della Savini e siamo qui per raccontarvi la vita di Crocetti e le sue opere. Vi parlerò del portale del Duomo, c'è l'Arcangelo Gabriele e la Madonna e poi sopra c'è un occhio che rappresenta Dio con una colomba sotto. Inoltre questa scultura venne fatta nel 2000 e Venanzio Crocetti fu incaricato dal Papa per fare questa scultura. Inoltre questa è una scultura bronzea.